Bella a tutti ragazzi, sono Luca e benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati sul video unboxing mensile. Come vedete, tutti questi sono nuovi acquisti, nuovi arrivi che vi mostrerò in questo video. Alcuni sono i pezzi comprati da me, alcuni sono pezzi comprati per me e per altri. Alcuni sono mystery box, quindi raga, di roba ce n'è, scarpe, tutto abbigliamento. Quindi raga, mettetevi comodi, lasciate un bel like per supportare, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti e godetevi il video. Instagram lucacino_basso per provare a vincere scarpe hype gratis o a pochi euro tramite i giveaway, le raffole, vedere i miei outfit e molto 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 altro. Vi aspetto lì. Molte delle cose che vedete in questo video poi a mia volta le rivendo, quindi le trovate sul mio Depop e sul mio Bump in vendita e trovate il link in descrizione. Adesso ragazzi, sposto un attimo il tutto per fare ordine e vi faccio vedere una cosuccia. Voglio parlarvi brevemente di Raid Shadow Legends, che è un gioco disponibile su Android e iOS, ma anche poi su PC, che sarebbe un gioco di ruolo stile realistico che ha avuto tipo 15 milioni di download negli ultimi 6 mesi, quindi sta andando molto. E parolina magica, è gratis. Link in descrizione, vi faccio vedere un veloce unboxing. Andiamo ad aprire la scheggia antica Evoca. Vediamo che campioni che troviamo, che poi sono personalizzabili giocando, eccetera. E anche quelli scarsi si possono usare per potenziare quelli forti. Cosa abbiamo trovato? Asher Herculeo. Ma che cavolo è questa barba? Ma apriamone tipo 10 insieme. Ok, abbiamo trovato una figa. Questa l'armatura è tosta però, eh. Cappellano. E poi tutti gli altri campioni che se sono scarsi li si può usare per potenziare quelli forti. E niente, raga, su questo gioco mi chiamo Aicino. Scaricandolo dal link in descrizione ricevete anche questi premi qua, tra cui l'esecutore, che usandolo poi capirete che è uno tosto. Qua sull'home page troverete i premi e potete fare questa promozione entro 30 giorni, perché poi finisce. Ma ora iniziamo l'unboxing subito con un paio, raga, che a me piace tantissimo e che ho vinto in un video fatto da poco. È una scarpa che ho sempre desiderato, ma che effettivamente non ho mai comprato. E sto parlando delle Jordan 1 High Court Purple. Colorway, secondo me, ragazzi, devastante. Godetevela, raga, perché è assurda. Adesso ci sono i lacci un po' mosci perché l'ho già provata. Dato che un 44,5 mi sta benissimo, come mi sta benissimo un 44, infatti non capisco. Scarpa davvero, ragazzi, secondo me è bellissima. Il prezzo più o meno di queste deadstock sono sui 450 all'incirca. Che secondo me, raga, non dico che è poco, però potrebbe essere una scarpa davvero dal valore molto più alto, che secondo me comunque la gente la comprerebbe e tutto. In dotazione quei lacci neri già inseriti e poi ci sono anche quelli viola. È una scarpa tra l'altro che non ce ne sono nemmeno di simili. Io appunto, raga, l'ho vinta su Hype Up e se non avete visto il video, raga, ve lo lascio in descrizione. Mi è arrivata anche abbastanza velocemente. E niente. Poi, ragazzi, tac. Il box lo conoscete, credo, una scarpa recente che sta facendo uno stonks incredibile di valore. Tac. E di quale sto parlando, ragazzi? Faccio così e poi non si vede. Delle Dunk per Off-White. Questa è la colorazione Pine, che secondo me tra le tre è la più bella in assoluto. E questa l'ho copata sul sito di Off-White la mattina dell'uscita, abbastanza impazzendo. Retail 170 euro all'incirca, resell. Questa è una de delle colorazioni forse più alte, e poi ce ne sono tre. E va circa dai 500 ai 700 più o meno, ma sta continuando a salire tra l'altro. Questa, beh, raga, è piccola perché è un 38, solo che non capivo niente in quel momento, raga, ho preso quello che ho preso. Ma adesso vedremo. Beh, magari non ne ho solo una. Ve la butto lì così. Vediamo. Chi vivrà vedrà d'altronde. In questo caso chi vivrà vedrà fra un minuto. Perché la sto per prendere. Perché raga, la prossima scarpa è un'altra Dunk per Off-White. Andiamo ad aprire. Tac, vediamo che colorazione. E in questo caso abbiamo la Red, che è un'altra colorazione che alcuni preferiscono rispetto alla Green. Quella invece blu e gialla sa caga nessuno. E un vero peccato di questa scarpa, raga, è il grigio. Secondo me, raga, davvero doveva essere rossa e bianca, avrebbe reso molto di più. Per il resto, ragazzi, come, beh, prima non ve l'ho fatta vedere tra l'altro la scarpa. Come vedete, beh, raga, la Dunk è una scarpa che conoscete ed è un modello già bello in sé. Virgil ha aggiunto appunto questi lacci aggiuntivi sopra che vanno a scambiarsi da una parte all'altra della scarpa, che forse senza sarebbero anche più belle. Adesso le taglio tutte. Però, raga, costano un botto, cazzo. Sarebbe una perdita assurda. Classica scritta laterale di Off-White. Voi, raga, quale colorway preferite delle Dunk? Queste o la Pine di prima? E questa invece, raga, è un
42,5, ah, è quello che ho trovato nella mystery box dello scorso video. Quindi, raga, posiamola. Questa qua, raga, vale già sui 650, tipo, se non è ancora salita, già 700, eccetera. Altra scarpa, ragazzi. Che scarpa sarà? Non riesco proprio a capirlo, raga. Il box non ve l'ho mai mostrato, né niente. E ragazzi, stessa identica scarpa, Dunk per Off-White, sempre red e tutto. Ovviamente, raga, adesso non ci starò a perdere tempo a farvelo vedere tutto, è identica a quella di prima, cambia solo che questo è un 44, quindi la mia taglia. Inutile stare qua a chiacchierare. Tre paia, un bel colpo, ragazzi. Questa invece, ragazzi, l'ho vinta in raffle insieme a questa qua. Ragazzi, 44, sempre Dunk per Off-White, quarto paio, le Pine. Eccole qua, ragazzi. E questa, raga, è il mio numero, è il colore che volevo, quindi ci sta, ci sta. Valore più o meno come l'altra 44, quindi siamo altini e nada. Forse qua avrei cambiato il colore dei lacci aggiuntivi sopra, che non mi piacciono molto. E niente, quindi forse adesso abbiamo finito con le Dunk, ragazzi. Ora andiamo ad aprire un po' di apparel. Questo, ragazzi, sono tutte cose trovate nella mystery box da 1500. Cuffia Supreme box logo bandana, uscita appunto, ragazzi, qualche settimana fa. Il valore più o meno sui 120-130 euro. Le cuffie col pattern bandana rendono molto di più, raga. Poi Banton T di Supreme, raga, maglietta che apprezzo molto, secondo me è molto bella. Foto T, quindi anche fa parte della storia di Supreme, con anche la frase dietro. Questa RSL pensavo fosse più alta, perché merita tanto, secondo me, raga. Comunque costa sugli 80 euro più o meno. M della mia taglia, probabilmente questa personal. Poi, raga, il pezzone della mystery box, che, raga, se non avete visto il video andatevelo a vedere, il link è in descrizione, anche se in questo momento ve l'ho spoilerata. Supreme box logo bandana colore blu. Devo ammettere che il blu dal sito non lo so, era un non lo so. Dal vivo invece rende molto di più, l'apprezzo molto. E tra l'altro non ho box logo blu, quindi questa potrebbe anche essere un personal, ma vediamo. Il valore più o meno di questa è sui 480-500 euro. E poi ultimo pezzo d'abbigliamento, ragazzi, una cosa che già ho, che già avete visto nei miei video, che sarebbe la maglietta di Travis Scott per Jordan, che è una classica grafica delle magliette Jordan, però c'è Travis Scott e un Michael Jordan migliore delle altre grafiche. Questa è un L, ma che veste come un XL, se vedete infatti è gigantesca. Io ce l'ho della mia taglia, ve la consiglio, raga, e vale sui, anche questa, 70-80 euro più o meno. Poi cosa abbiamo qua? Qua non lo sapete cosa abbiamo, che non è mystery box, non è mystery box. Tac, tac. Jordan, sempre Jordan. Ma parliamo delle Jordan 1 SB Lakers to Chicago. Le Jordan 1 che con l'usura cambiano colore, perché sotto c'è la colorway Chicago. Scarpa, raga, che apprezzo davvero tanto, molto bella. Questa qua però, raga, non è per me. Il valore più o meno è sui 650-700 euro. È per un ragazzo che ha vinto le mie raffle su Instagram, che, raga, se non mi seguite ancora su Instagram. No, comunque, raga, a parte tutto, faccio giveaway e raffle. Questo ragazzo qua ha vinto questa scarpa dal valore che vi ho detto, pagandola, mi sembra che abbia preso due ticket, e quindi ha pagato tipo 15,99 euro, per farvi capire, e ha vinto questa scarpa. Infatti tra poco gliela spedisco. Quindi, raga, se volete provare a vincere anche voi, vi aspetto sul mio Instagram, perché le raffle comunque c'è molta più probabilità di vincita rispetto a un giveaway, perché le raffle ci sono molti meno partecipanti. È data con un bel po' di lacci anche in dotazione, anche qua il viola. E niente, raga, quindi scarpa che merita davvero tanto, mi piace. Anche se poi mi spiace che diventi poi una Chicago, perché, boh, la Chicago alla fine, se la voglio, me la prendo io. Sarebbe bella proprio questa colorway fissa, secondo me. Però vabbè, raga, è la caratteristica di questa scarpa, quindi va bene così. Poi, ragazzi, box già più conosciuto, Nike Swoosh, scritto tra virgolette. Una delle mie Nike Pro Fight preferite in assoluto. E vi sto parlando, raga, delle Presto per Off-White bianche. Raga, devastante. Queste me le devo comprare, sono troppo belle. Sono tanto belle, secondo me, anche quanto delicate, perché, raga, a toccarle davvero basta un minimo per distruggerle. Però davvero, raga,
Silhouette bellissima. Poi già le Presto sono una scarpa in sé che è proprio bella. Ma credo che quelle per Off-White nella collaborazione con Virgil sia una dei modelli meglio riusciti. Date in dotazione anche con i lacci arancioni. E non so se ce ne sono anche altri. No, non mi sembra. E boh, raga, quindi assolutamente questa ve la consiglio di brutto. E costa più o meno deadstock sui 700 circa. Ultima scarpa del video, raga, grafica che già conoscete sicuramente, o comunque quasi sicuramente. Anche questa viene dalla Mystery Box, quindi se avete visto il video sapete già. Scarpa che apprezzo davvero tanto, box bellissimo, anche con la carta, con la grafica. E ragazzi, sto parlando della seconda edizione delle Blazer per Slam Jam, quella nera, con lo swoosh rovesciato. Che secondo me, rovesciato così, è molto molto bello. Fa anche un po' più effetto delle... Dove sono? Delle Travis. Però vabbè, quella è un'altra cosa, non voglio dire adesso robe che poi... Allora, la tomaia è divisa in due parti, sull'esterno è tela, invece internamente è pelle. Molto bella, ragazzi, col nero rende tanto tanto. Non so se addirittura la preferisco alla bianca. Sul back c'è scritto Class da una parte e 1977 dall'altra. Date in dotazione sia con i lacci neri che con quelli bianchi. Ragazzi, questa potrebbe essere una scarpa che vi consiglio davvero se volete spendere non un'esagerazione. Per una scarpa comunque limitata, perché ce ne sono pochissime paia. Se non sbaglio sono esattamente 1977. E il prezzo adesso si è anche abbassato. Trovate più o meno dai 280 ai 330, così, in questo range qua. Quindi raga, secondo me merita davvero tanto. Poi le Blazer già in sé sono una scarpa davvero bellissima. Devo farlo un video dove vi consiglio le cose che non costano troppo troppo ma che meritano, che potrebbero essere acquistate di più, diciamo. E niente ragazzi, direi che abbiamo unboxato tutto. Quindi vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti. Non riesco a chiuderlo. Di seguirmi su Instagram per provare a vincere scarpe gratuitamente tramite i giveaway e le raffle. E niente ragazzi, commentate col vostro pezzo preferito che ho mostrato in questo video. E noi ci vediamo al prossimo. Quindi bella.